Buonasera a tutti, siamo a presentare la gara Brindisi Nardò, la gara di dopodomani. Siamo nella solita sala stampa Erminio Delia, con noi in compagnia di Annalisa Quaranta della Gazzetta del Mezzogiorno, di Marcello Credì, nuovo quotidiano di Puglia, di Alex Capodi, Calcio Web Puglia. Prego con le domande. Buonasera, mister. Ciao, buonasera. Domenica ci siamo lasciati in questa stessa sala stampa, ma lei era molto arrabbiato per come comunque è andata la partita. Come ha preso gli allenamenti in settimana, adesso presumo che la rabbia sia sbollita, e come si sta preparando a quest'altro scontro diretto, perché comunque di quello stiamo parlando, a distanza di una settimana? Guarda, mi fa piacere che fai questa domanda, perché io volevo ritornare sulla gara di domenica. A fine partita mi sono arrabbiato molto con i ragazzi. Noi purtroppo siamo un pochettino tutti presi emotivamente, tifosi, staff, dirigenza, siamo tifosi, oltre che lavoriamo per il Nardò siamo anche molto tifosi, per cui questo è un concetto che dico più volte e lo ribadisco adesso. A caldo sembra che la tua squadra faccia sempre peggio rispetto a quello che invece è successo in campo, e gli avversari sembra che giochino sempre meglio rispetto a ciò che effettivamente è successo. Io ho rivisto la partita lunedì sera con calma, da solo, non volevo nessuno attorno, andavo avanti quando dovevo andare avanti, tornavo indietro per rivedere un'azione, e francamente non è stata proprio così brutta. Noi abbiamo avuto un blackout dal 20° al 30° del secondo tempo, dove loro hanno rischiato di fare il 2-1, c'è stato quel gol annullato, un altro paio di ripartenze di potenza. Lì veramente abbiamo avuto 10 minuti veramente di blackout, ma gli altri 80 minuti abbiamo fatto noi la partita, anche prima del loro gol, subito dopo l'1-0 loro. Abbiamo causato le espulsioni, perché poi le espulsioni non piovono dal cielo. Espulsioni avvengono perché gli avversari non prendono la palla, prendono l'avversario e si prendono due gialli. E i primi 20 minuti del secondo tempo benissimo, non bene, benissimo, e poi dal 30° in poi ancora solo noi. Non abbiamo tirato tantissimo, questo è vero, ma sinceramente siamo stati tutti, a partire da me, fin troppo severi con i ragazzi per la prestazione che avevano fatto. Quindi mi sentivo di dire questa cosa qua. L'unica cosa che ho ribadito ai ragazzi il martedì è che comunque se la pareggi al 10° del secondo tempo con un uomo in più, la devi vincere. Punto. Non so come, ma la devi vincere. Ecco, questa è una cosa che ho ribadito martedì. Però siamo stati tutti troppo severi. Questo Brindisi, che comunque è in preda a una crisi societaria, cioè non è un ambiente serenissimo come magari non lo è adesso a Nardò, dopo un avvio di campionato molto difficile. Che partita si aspetta lì? Cioè, che Brindisi si aspetta di trovare? Ma io mi aspetto una gara molto molto difficile, perché il Brindisi non più tardi di 5 giorni fa ha perso 1-0 sul calcio di rigore in casa quasi della capolista, perché il Foggia si trova a 2 punti del Bitonto. Per cui voglio dire, poi tutto il resto a noi non interessa, e sappiamo che troviamo di fronte una squadra fortissima. Mister, buonasera. Domenica abbiamo visto Pantano in panchina, abbiamo visto Spagnolo che ha giocato, quindi insomma, a parte Centonza dovrebbero esserci tutti. Pantano potrebbe anche giocare questa domenica, e se sì ci potrebbero essere novità a livello tattico? Che non ci spiegherà ovviamente. No, va bene. A livello tattico ormai la nostra squadra ha una identità precisa, inventarsi delle cose particolari alle ultime 10 di campionato non so fino a che punto può essere redditizio. Poi è chiaro, Pantano è stato fermo un mese, 40 giorni, per cui è chiaro che domenica non poteva giocare titolare, non me la sentivo neanche di buttarlo dentro. È chiaro che da domenica in poi tutte le partite sono buone per rivederlo in campo. A Calenda chiediamo quali sono state le parole del mister a fine partita domenica e quelle che invece vi ha detto martedì. Oh, giustamente il mister era un po' arrabbiato come tutti noi. Siamo d'accordo che comunque abbiamo pareggiato la partita molto presto e dovevamo vincerla. Purtroppo non ci siamo riusciti,
noi abbiamo fatto il possibile, credo non il massimo, potevamo fare di più, però abbiamo provato in tutti i modi. Senti, rispetto a quel 2-2 dell'andata per Brindisi, e ci sarà una partita diversa questa, però fu una buona Nardò, io ricordo un ottimo. Sì, guarda, secondo me la partita comunque sarà sempre sull'aspetto agonistico molto alta, sarà una partita difficile perché comunque è uno scontro diretto. Noi ci siamo allenati bene come sempre, come tutte le settimane, abbiamo preparato al massimo questa partita e faremo la nostra partita come abbiamo sempre fatto con tutte le squadre. Calenna in cerca del decimo? Speriamo pure 11-12. Iniziamo a fare il decimo. Come ti senti? Cioè, se tu ti dovessi descrivere il tuo stato di salute in questo momento, Calem, nel suo rendimento personale, dove è arrivato? Guarda, ti dico la verità, per ora sono contento, però devo fare di più sicuramente per aiutare i compagni. E fin quando non raggiungeremo l'obiettivo, non sarò contento al massimo. Allora, ti abbiamo visto, abbiamo straccato, ti abbiamo visto come seconda punta, ti abbiamo visto dietro le punte, ti abbiamo visto anche come interno di centrocampo. Che cosa ci puoi dire? Quale queste posizioni secondo te è quella più azzeccata? Guarda, io sono a disposizione del mister, sono un giocatore del Nardò e a disposizione del mister, quindi le posizioni non contano, per me conta fare la partita, dare una mano ai compagni, in qualsiasi ruolo vengo schierato io darò sempre il massimo. Posso fare una domanda? Certo. Sì. Ma volevo chiedere al mister, visto che più volte ha schierato diciamo le tre punte e a volte due, c'è stata qualche differenza oppure siamo sempre lì come rendimento offensivo? Ma quando abbiamo giocato con le tre punte, Caleme l'abbiamo schierato da mezzala e anche se lui si è adattato bene, comunque un pochettino lo perdiamo. Sono arrivato a questa conclusione. Per cui forse se devi schierarli tutti e tre, devi inevitabilmente metterli in campo in maniera diversa, non con il 3-5-2. Altrimenti si fa 3-5-2, si gioca con due punte e non è detto che sei meno pericoloso o offensivo che se giochi con le tre punte. Io ricordo proprio la gara dell'andata col Brindisi, è stato uno dei migliori secondi tempi in assoluto dell'anno, dove facemmo tantissimi tiri in porta e dove ero convinto che se fosse durata altri 5 minuti l'avremmo anche vinta quella partita. Quindi voglio dire, non è il numero degli attaccanti poi che ci fa essere più o meno propositivi, all'atteggiamento chiaramente. All'inizio dell'anno si giocava con un 4-3-3 con G esterno. Sì. E se non ricordo male ci furono due assist vincenti dal fondo, Luigi. Uno col Gravina e l'altro mi sembra o con il Brindisi o con il Mento, una cosa del genere. Comunque giocavamo con dei cross dal fondo, cosa che ultimamente si vede di raro. Per la verità anche col 4-3-3 non è che arrivavano troppi cross, anche perché giocavamo con ragazzi, con giocatori che comunque avevano la tendenza a entrare dentro al campo, Calemme avvantaggiato, giocavamo sempre per entrare dentro al campo, quindi il 4-3-3 diciamo che non aiuta proprio i traversoni. Noi ci proviamo, per la verità domenica ci siamo arrivati sul fondo, ci siamo arrivati, sono partiti dei cross non eccezionali, a inizio anno incideva anche molto il campo, sinceramente, quando arrivavamo sul fondo vedevamo questi palloni in tribuna e adesso anche se il campo non è che è migliorato tantissimo, però domenica sinceramente siamo stati imprecisi, però ci siamo arrivati, cercheremo di arrivarci sempre più spesso e vediamo di migliorare anche
in questo aspetto che è fondamentale, anche perché abbiamo due attaccanti che vorrebbero essere serviti così. Ci siamo allenati giovedì qui in sede perché forse il terreno richiama molto quello di Brindisi. Sì, sì, no, mo da questo momento in poi faremo sempre più allenamenti al campo qui. L'ho detto alla dirigenza, loro mi hanno dato l'ok, per cui anche oggi, se avessi voluto, ci saremmo allenati qui. Invece volutamente siamo ritornati all'Equite, però adesso ormai il tempo sta migliorando, ci alleneremo sempre di più qui. Mister, 10 partite dalla fine, la partita di domenica, considerando le rispettive classifiche, considerando la situazione contingente nostra nel voler risalire del Brindisi, di voler superare questa crisi, assume una dimensione particolare, quindi è un vero e proprio spareggio alla fine. Il Grumentum dissi che era il primo di 8 scontri diretti, e domenica il secondo di 8 scontri diretti, perché poi togliamo Bitonto e Foggia, anzi togliamo anche il Sorrento, che giocheremo contro 3 squadre di alta classifica, tutto il resto sono tutti scontri diretti, quindi questo è il secondo di una serie di scontri diretti, ha la sua importanza, però l'errore forse che abbiamo fatto domenica tutti è che abbiamo caricato troppo questa gara col Grumentum ed è andata come è andata. Noi dobbiamo giocare sereni, perché questa è una squadra molto giovane che se entra in campo tesa, nervosa e avverte troppo lo stress e la pressione non farà mai bene. È una partita importante, lo sappiamo, perché poi più passano le partite e meno ce ne sono per rimettere la classifica a posto. Però, ripeto, ce ne saranno tante altre dopo di questa. Anche perché dobbiamo considerare un fatto psicologico, cioè Nardò veniva da 10 risultati utili consecutivi, nonostante questo, in un campionato difficilissimo, laddove uno score di 10 risultati utili consecutivi è praticamente un miracolo sportivo, no? Perché con questo girone fare 10 risultati utili consecutivi è molto complicato. Però Nardò ce l'ha fatta, nonostante tutto, zona play out, quindi Fernando, il discorso bisogna vincere. No, ma io dico una cosa, ho sentito molte critiche, devo dire la verità, sono stato un po', ho sentito anche qualche cosa dalla tribuna che non mi è piaciuta, devo essere sincero, perché siamo stati tutti un pochettino troppo ingenerosi. Se non avessimo preso un gol al 90° a Cerignola, sarebbero stati 12 risultati utili consecutivi. E il problema non è il pareggio col Grumentum. Il problema non sono questi pareggi che stiamo facendo, il problema sono che nelle prime 12 partite ne abbiamo perse 9. E quelle, cioè la classifica nostra è figlia di quelle 9 sconfitte nelle prime 12, non di questi pareggi. E quindi voglio dire, il pareggio con Grumentum ci sta, non ci sta che segnando al 10° della ripresa con un uomo in più, ecco, avremmo dovuto fare qualcosa in più e l'avremmo dovuto portare a casa. Quello non ci sta, ma non il pareggio in sé per sé col Grumentum. Perché il Grumentum non ha pareggiato soltanto contro di noi, è una squadra che è andata ad Andria, è andata a vincere, è andata a Francavilla, non mi ricordo dove è andata, è andata a vincere 3 settimane fa in inferiorità numerica, era 0-0 con Cerignola e ha fatto 0-0 con Cerignola, giocatori di tecnicamente fortissimi, in 35 minuti non sono riusciti a scardinare il muro di un Grumentum in 10, espulso Carrieri tra l'altro, il perno della difesa, e Cerignola non ci è riuscito, noi dopo 20 minuti ci siamo riusciti, non abbiamo completato l'opera. Ragazzi, ci sono gli avversari sono tutti forti, noi dobbiamo metterci in testa questa roba qua. Questi pareggi non sono il male è quello che abbiamo fatto nelle prime 12 partite. Per cui rendiamoci conto che domenica andiamo a Brindisi, un'altra gara difficilissima, lo so che bisogna vincere, lo so, il primo sono io, però no, ci sono anche gli avversari. No, no, ma indubbiamente, ma il senso della domanda era, nonostante tante partite... E ti ho risposto, il problema è perché ne hai perse 9 su 12, perché questo score che stiamo avendo adesso, io ho una speciale classifica che va appunto calcolando le ultime 12, siamo quarti, quindi il problema non sono le ultime 12, sono le altre, quelle hanno creato questa classifica, per cui noi non giochiamo per pareggiare, noi giochiamo per vincere, però
non le devi neanche perdere, se no la classifica diventa anche peggiore di quella che abbiamo adesso. No, ma per completare il senso della domanda era, la squadra, i ragazzi sentono questa difficoltà nonostante i 10 risultati utili consecutivi della classifica? Assolutamente. Una specie di logorio mentale, non lo so. No. Poi questi numeri piacciono a noi, i ragazzi pensano a giocare partita per partita, no? A loro non interessa. Perfetto. Io chiederei una cosa a Gigi e poi se ci sono altre domande. Nella tua carriera giovane, però hai militato in squadre che hanno sempre avuto questa corsa alla salvezza come obiettivo, non hai avuto la fortuna fino adesso di militare in una squadra, in una stagione che ti poteva dare soddisfazione di alta classifica, quindi in un certo senso saprai gestire queste situazioni, e come la stai vivendo questa situazione dal punto di vista delle attenzioni societarie? Guarda, personalmente no, che sono abituato, come hai detto tu, però comunque sappiamo, noi come gruppo sappiamo che dobbiamo scendere in campo ogni domenica per dare il massimo, perché siamo una squadra giovane e purtroppo le squadre giovani a volte vengono penalizzate dall'esperienza, però noi siamo consapevoli che ogni domenica dobbiamo dare il massimo. E credo che fino ad ora lo stiamo facendo e non possiamo lamentarci. Per quanto riguarda con la società, è sempre presente al campo, quindi ci sta dando una grossa mano anche lei. E per il resto noi continuiamo a scendere in campo più convinti che mai. Posso chiedere di lanciare un appello? L'altra volta l'ha fatto il mister e si è giocato il jolly, stavolta glielo puoi dire tu ai nostri tifosi di essere tantissimi al Panuzzi. Sì, io lo spero, perché comunque loro sono l'uomo in più per noi, ci danno una grossa mano e spero che ci seguiranno in tanti come a Fasano e ci porteranno la vittoria anche loro, una spinta in più. Ci sono altre domande, chiudiamo qui con l'augurio di una buona partita. Grazie. Grazie.